Siamo con la direttrice del Salina Dog Fest, Giovanna Taviani, la quale in apertura ha evidentemente spiegato quali sono le difficoltà di questa 14ª edizione e soprattutto qual è stata la motivazione principale che ha spinto ancora una volta a calcare le scene del Salina Dog Fest anche in questo particolare 2020. Giovanna. Sì, abbiamo lottato in tutti i modi per fare questo festival nell'isola che amo. Abbiamo fatto un'anteprima bellissima a Roma, all'Orto Botanico, l'isola verde della capitale, però Salina è Salina e quindi siamo qua, abbiamo cominciato adesso con le prime sorprese che si annunceranno fra poco e un'edizione totalmente dedicata ai giovani e all'età giovane. L'età giovane e giovani è il filo conduttore di questa edizione, peraltro molti registi, molte attrici giovanissime saranno ospiti di questa 14ª edizione, segno che comunque le generazioni future non devono perdere la memoria e devono continuare questo percorso di memoria appunto storica anche attraverso, soprattutto attraverso il cinema documentaristico. Sì, abbiamo ricevuto moltissimi lavori da giovani, il tema era proprio giovani, raccontare, perché il dialogo tra padre e figli, tra generazioni, tra vecchi e giovani si è interrotto. Abbiamo avuto una responsabilità molto forte. Mi sono sentiti da soli, adesso sono solo nella cronaca per i fatti di bruttissimi, di omicidi. Non abbiamo mai cercato di ripristinare quel dialogo per capire cosa c'hanno dentro. E quindi devo dire che sono stata molto soddisfatta perché il lavoro con le scuole, abbiamo fatto una giuria degli studenti, coinvolgendo gli studenti di Salina che vanno a Lipari e coinvolgendo gli studenti di Palermo che hanno visto i film, i documentari. Fra l'altro ha vinto un documentario di un esordiente giovane, anteprima mondiale, che è Movida di Alessandro Padovani, che vedremo domani, che veramente nasceva da un laboratorio scolastico. Giovanna, quali sono state le parti più difficili di questa organizzazione? Quali le soddisfazioni nonostante tutto? Beh, sicuramente la crisi dei finanziamenti, perché con il Covid tutte le amministrazioni, soprattutto regionali, si sono bloccate e gli sponsor privati si sono completamente tirati indietro, perché il settore turistico insieme al settore dello spettacolo è il più penalizzato. Ricordiamo che l'isola di Salina vive 3 mesi l'anno con gli alberghi. Quindi abbiamo fatto uno sforzo solo per passione, grazie a questa passione ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto delle rassicurazioni e soprattutto l'isola proprio ci vuole e quindi non potevo non essere qua. Non possiamo quindi interrompere questo rapporto ormai davvero d'amore con questo arcipelago e soprattutto con Salina. Assolutamente sì, Salina è l'isola verde delle Eolie, è l'isola del Postino, è l'isola di Caro Diario, ma è anche l'isola della mia infanzia, è l'isola dove sono cresciuta e mi sono riconosciuta, quindi dovevamo venire a Salina in questa energia vulcanica che ci ha fatto tornare dopo la pandemia e il lockdown ancora più forti e più vulcanici di prima.